Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, siamo chitarristi tutto fare, siamo tornati nel primo video del 2017 di Minecraft. Come sapete Minecraft non è uscito, non per colpa nostra, ma perché abbiamo perso tutto. E quindi ci sono stati vari problemi, il mondo non è stato più recuperabile, quindi abbiamo dovuto ricominciare tutto. Ma attenzione signori, la casa è pronta. Il video tra qualche giorno dovrebbe uscire, siamo agli sgoccioli, è simile la casa, non è uguale, è simile, però ci sta, la casa ci sta tantissimo. Oggi vi mostrerò come noi abbiamo potuto mettere le luci automatiche nella casa redstone. Per prima cosa creiamo una casa, la facciamo 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, quindi per 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? E l'ho andato a completare. Ora io la completo e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, la casa è completata, è venuta un 11x11. Ho messo qui questo tetto in vetro per avere un po' di luce dentro. Allora andiamo a prendere intanto i materiali, che saranno la torcia, la lampada redstone. C'è la lampada a pietra rossa, poi ci servirà una leva ovviamente, il rivenditore di pietra rossa, poi la redstone, che è la cosa fondamentale, e basta, queste cose. Allora iniziamo scavando, creando un buco dove vogliamo mettere le redstone. Quindi facciamo caso che io voglio mettere le redstone così, cioè voglio mettere le torce redstone così, ok, in questa maniera. Io creerò, metterò intanto le torce così, cioè se vogliono una illuminazione così, e poi dobbiamo andare a rompere tutto attorno. Vi premetto che servirà molto spazio per questo lavoro, perché sono assai le redstone, le torce redstone, quindi ci vuole un bel po' di lavoro e anche un bel po' di spazio, perché non si, la redstone non deve collegarsi fra, direi, cioè un filo di redstone di una torcia non deve toccare con l'altro filo di redstone di un'altra torcia, perché sennò si spengono le torce. Purtroppo funziona così e quindi dobbiamo attenerci, ok? Perché essendo che se io metto la redstone, metto la cosa sotto, c'è lo spazio, quindi va bene così. Iniziamo mettendo la prima torcia. Guardando la prima torcia, dobbiamo scavare anche un po' a fianco per non poterla fare collegare fra di loro. Okay. Quindi facciamo così, così, così e così. E ci portiamo la prima redstone qui. Infatti se io metto la torcia si accende la prima luce. Ora il problema è far accendere l'altra, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scavare e collegare la redstone. Dobbiamo scavare ancora. Ve l'ho detto ragazzi, è troppo. Cioè dobbiamo scavare di lato, ok? Perché appunto non abbiamo, dobbiamo calcolare anche lo spazio che ci serve, perché non deve proprio collegarsi, perché sennò, ok, e si accende pure l'altro.
andiamo a chiudere. Il tutto. Ok. E la seconda è collegata. Colleghiamo la terza. Qua è un altro problema. Ok. La quarta ora dobbiamo cercare. La quarta si potrebbe collegare con la prima. Scaviamo per trovare la redstone di questa. Ed ecco, si accende. Ok, quindi se lo spengo si spengono, se lo accendo si accendono. Cioè no, ho sbagliato ragazzi. Ho collegato la terza, la dovevo collegare a questa. Quindi mettiamo questo, giriamo di qua. Ok, quindi come potete vedere, ecco, questo era il punto a cui volevo arrivare. Come potete vedere, la redstone qui è spenta. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un ripetitore di redstone dove ancora è accesa. Quindi proviamo a metterlo qua. Così. Non ne vuole sapere di accendersi. Perfetto. Vabbè, tutto collegato. Prendiamo il ripetitore. Siamo al me. Allora, c'è qualche problemino, ragazzi. Spacchiamo un attimo il muro di sopra. Cioè ragazzi, il ripetitore non ne vuole sapere. Cioè non funzionano i ripetitori in nessun modo. Ok, ora sì. Quindi dobbiamo prendere. Ecco, ok, perfetto. Finalmente si è acceso, ragazzi. Dobbiamo ora vedere di quanto deve ritardare la redstone per accendersi. Mettiamola al massimo. Mettiamola al minimo. Ecco, funziona tutto. Quindi direi che possiamo chiudere. Quindi stoppiamo e ci vediamo. Allora ragazzi, ho chiuso il tutto. Quindi possiamo mettere il pavimento qui. Fino a quella che funziona. E adesso la quinta non è un problema, perché basta fare così e collegarla. Semplice. Per la sesta invece dobbiamo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto con quella. Cioè dobbiamo rompere. Ora non credo che i ripetitori serviranno. Rompiamo qua il tutto e ci colleghiamo a questa redstone che si accende. E ecco qua ragazzi. Poi l'altra si fa così. Questa non. No, invece è un problema. Dobbiamo rompere laterale. Ok. E l'altra basta fare così. Quindi ragazzi, abbiamo acceso tutte le torce redstone. Quando ne spengo una si spengono tutte. Cioè quando si spengono tutte, quando
clicco la leva, si accendono tutte. Ora andiamo a ricoprire tutte le torce per chiudere il tutto, per fare un lavoro pulito. Chiudo. Poi ovviamente il pavimento potete scegliere quello che è. Qui mi sembra più opportuno. In questo caso la casa è in quarzo, quindi la faccio in quarzo. Ok. Ora rompiamo un attimo qua e dobbiamo portarci la leva su. Non è un problema, perché se io metto la redstone qui e metto la leva sopra, funziona. Quindi ora stacco un attimo qui, collego qui, se lo puoi cacciare, vediamo se metto, basta mettere una leva lì e funziona, però essendo in mezzo al pavimento, se lo metto qui dovrebbe funzionare lo stesso. Vedete, ne accendono solo tre perché non prende tutta la redstone, perché i collegamenti sono ben differenti, però se la metto qui accende tutto. Quindi dovete trovare ovviamente un punto, il punto esatto per poter collegare tutta la redstone, però si potrebbe pure creare così. Cioè io di solito faccio così, metto allora, faccio passare la redstone sotto, chiudo il tutto, cioè faccio un buco qui, però vedete qual è il problema. Allora, chiudiamo intanto il tutto, quindi il lavoro è finito, basta mettere la torcia, in questo caso la posiziono. Non c'è, funziona. Allora sappiamo un attimo. Allora ragazzi, per sbaglio quando avevo messo la leva, avevo messo il pavimento, avevo tagliato la redstone per sbaglio, quindi non poteva accendere. Ecco, l'ho messa lì ora provvisoriamente. E niente, stop, vi faccio vedere il lavoro finito, come viene la casa, e noi ci vediamo dopo. Ciao raga. Allora, una volta finito, ecco come si presenta la casa. Molto carina, semplice, come potete vedere non si nota redstone. Vi tolgo quei due blocchi per farvi vedere che non c'è niente, non si nota redstone, nulla. Entriamo e l'ambiente, diciamo, della casa, no, ho messo una porta per sbaglio, l'ambiente della casa è carino, cioè sì. Ok, ora c'è quella leva che l'ho messa lì, ma se io metto una pedana credo funzioni lo stesso, cioè se voglio allora prendiamo intanto la pedana. Dov'è che non la trovo? Eccola. Se io voglio una luce che si accende quando entro e poi si spegne, si potrebbe fare anche una cosa del genere, cioè quando io passo sopra la pedana si accende, quando io accendo si spegne. Quindi vi faccio vedere il funzionamento: io passo sulla pedana, si accende, io scendo dalla pedana, si spegne. Questa potrebbe essere anche una cosa carina da fare, poi sta a voi avere fantasia e immaginazione. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Non sono un esperto di Minecraft, perché non è da molto che gioco, sto imparando ora le prime basi, ma voglio trasmettere anche qualcosa a voi. Mi sono appassionato a Minecraft appunto con YouTube, perché prima non lo pagavo di Striscio Minecraft, però per accontentare a voi lo porto.
Vediamo se qua funziona. Qua funziona pure. Per accontentare voi lo porto, perché me l'avete chiesto in tantissimi. E niente, spero che questo video vi piaccia. Se è così, iscrivetevi, lasciate like e commentate. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao raga. Vi voglio ringraziare tutti per i 101 iscritti. E niente, detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao raga.